Qual è la differenza tra accumulazione e distribuzione? È un po' come con la gallina che vi dà le uova. Se avete scelto un fondo ad accumulazione dei proventi, gli eventuali profitti realizzati verranno automaticamente reinvestiti nel fondo, al fine di aumentare il valore del capitale di partenza. Tradotto in pratica, ciò significa che non mangiate le uova della vostra gallina, ma che lasciate che si schiudano per far crescere il pollaio. Al contrario, in caso di utili, un fondo a distribuzione versa un dividendo periodico a chi lo sottoscrive. In questo caso, il capitale rimane lo stesso. Tornando al nostro esempio, ogni volta che la vostra gallina deposita un uovo, voi lo consumate, invece di far crescere il pulcino e aumentare la dimensione del pollaio.